Potrebbe essere l'alba dell'ultima era sulla Terra. Un nuovo virus sta per arrivare sul pianeta. Si chiama Chatternet. Che? Chatternet, questo. È orribile. Presto, anche la sua moto potrebbe essere colpita. Frankie, puoi andare più veloce! Mi scappa da andare in bagno! Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, che mi porta in mare? Ma in mare? Che strada dovrei fare? L'autostrada. Ciao. Hi guys, come state ragazzi? È tanto che non faccio video, il tempo è sempre poco, mi piacerebbe tanto farli, però purtroppo mi manca proprio il tempo per farli. Quest'oggi non era nemmeno in programma di fare il giro in moto, infatti anche il tempo non è dei migliori, però sapete, mi sento un po' nervoso. Quelle volte in cui praticamente certe cose che vediamo, certe cose che fanno altri, che dicono, magari possono infastidirci un po', però siccome rimuginare e pensare a queste cose a me fa sempre male, allora ho detto dimentichiamoci tutto, prendiamo la moto e andiamoci a fare un bel giro, che è la cosa migliore. Oggi con me c'è anche il mitico Johnny, che sicuramente avrete riconosciuto perché lui ha partecipato già a tanti video. Dai, così almeno ci godiamo la strada insieme e abbiamo anche l'opportunità di farci due chiacchiere e conoscerlo meglio. Quindi ragazzi, montiamo e rock and roll. Allora Johnny, come va oggi? Come stai? Sei nervoso come me oppure te sei un po' più tranquillo? Ma io sono un po' più tranquillo, però aspetta intanto, fammi allacciare perché sono... sì, può andare oggi, non è che siamo proprio contentissimi. Ma posso andare? Aspetta, ok, vai, puoi andare. Senti Johnny, Dimmi pure. Dove andiamo oggi? Ma andiamo a fare un giro, intanto saliamo su per le croci, poi vediamo se andiamo a fare un giro nel luogo del parco dei divertimenti del motociclismo. Ovvero? Il Barberino del Mugello, andiamo al circuito ragazzi. Che bello, che bello. Ascolta Johnny, ma questa è una domanda importante, ma te sei mai salito su una moto? Su una moto sì, con Frankie Bali ci sono salito. Poi però devo dire che anche da piccolino ho avuto modo di fare qualche giro su alcune moto BMW di mio zio, che poi per motivi familiari ha dovuto ovviamente vendere. Che peccato. Allora non ti dico nemmeno come ti devi muovere perché lo sai già da te, e comunque sia ti conosco, so che ti sai muovere abbastanza bene, mi sai seguire bene nei movimenti, quindi sì, senz'altro sì. Ci divertiremo oggi, te che dici? Ma certo, certo. E ci vuoi dire un po' qual è il tuo rapporto con la moto, cioè cosa ne pensi della moto te? A me la moto mi garberebbe diciamo molto, perché però ovviamente purtroppo per motivi di lavoro non me la posso permettere perché lo stipendio è quello che è, però mi garberebbe molto una 883, una piccolina, tranquilla, la comprerei volentieri, ma anche una bella Cafe Racer non la disprezzo. Infatti, io per esempio, per quello che conosco di te, so che te saresti un gran motociclista, però appartenente alla categoria Biker Cafe Racer. Sì, molto Cafe Racer, infatti ricordo l'ultimo... al motorbike, quello di Verona, esatto, l'anno scorso,
che mi sono vestito proprio a tema da cafe racer, con tanto di caschetto in cuoio che avevo trovato della seconda guerra mondiale. Ho messo il caschetto, ho messo anche degli occhialini, sono diventata, non dico la star del motorbike, ma quando andavo a giro per gli stand. Mi hanno fatto entrare in luoghi che erano vietati al pubblico. Per esempio ricordiamo lo stand del famosissimo Mr. Martini, che appena ti ha visto ha detto: sali sulle mie moto, che tra l'altro era vietato salire sulle moto. Sì. A te ti ha fatto salire per fare delle foto per poi postare sul suo sito personale. Infatti, ho fatto quella foto che è stata molto divertente, ci siamo divertiti anche con gli amici, perché quando siamo entrati al motorbike avevo alcuni amici che mi hanno detto: no, io vestito così non ti conosco. è vero. Invece appena entrati nel primo padiglione, quando i primi ragazzi mi hanno visto, che uno è arrivato, mi ha visto il caschetto in cuoio, ha detto: questo in testa un'opera d'arte. Allora, quello era fantastico, è vero, ho proprio ragione. Infatti dopo ho iniziato a fare foto praticamente con tutti. Ricordo che c'era un venditore in uno stand che vendeva abbigliamento e aveva una moto d'epoca della seconda guerra mondiale col sidecar. C'era la catena perché non si poteva entrare. Il proprietario dello stand mi ha detto: guarda, io ho un sacco di occhialini qui vintage, ma quelli che hai te addosso mi garbano particolarmente. Sono soddisfazioni, ragazzi. E mi ha detto, al suo socio: ascolta, leva la cordicella, facciamo una foto dentro la moto col sidecar. Che spettacolo. Io mi sono seduto e praticamente c'era 20 persone che mi facevano le foto. È stato troppo divertente. Sei diventato uno della star del motorbike, dai. Sì, davvero. Allora ti aspettiamo anche il prossimo anno, invitiamo tutti gli appassionati di moto a parteciparvi. Almeno potrete vedere Johnny. E farvi due risate. Anche perché sia gennaio il prossimo anno, se ce la faccio voglio riuscire a vestirmi un pochino ancora più a modo, sempre col caschetto in cuoio, però insomma voglio passare un po' un abbigliamento ancora più anni 20, anni 30 se ce la faccio. Ovviamente devo perdere un po' di tempo a trovare l'abbigliamento, perché... Vabbè dai, hai tempo da qui a gennaio. Sì, ma non importa. Allora ragazzi, io voglio ringraziare tutti gli iscritti, perché a parte il discorso che facevo prima, io riconosco e potrei fare di più per il canale. Quando una cosa piace farla, è chiaro che non si vedrebbe l'ora di fare queste cose, però a me manca proprio veramente il tempo materiale. E nonostante questo, gli iscritti crescono sempre di più e questo veramente mi fa piacere. Comunque cercherò di impegnarmi di più sotto questo aspetto. E poi ragazzi, c'è una cosa veramente curiosa. Io ho notato ci sono tanti iscritti dall'altra parte del mondo, quindi si sta parlando di gente che si iscrive dall'America. E c'è un iscritto che mi ha detto che siccome ha dei parenti, cioè ha i parenti di origini italiane della Sicilia, però quando si sono trasferiti in America questi suoi parenti hanno smesso di parlare il siciliano o l'italiano, e lui praticamente non ha avuto più modo per imparare la lingua. Però siccome desidera imparare meglio l'italiano, ha iniziato a fare l'autodidatta. E allora, cosa incredibile, lui si mette a guardare i miei video essendo parlati, e così mentre parlo impara un po' meglio l'italiano. Però si è lamentato di una cosa, poverino, giustamente. Dice che io dovrei parlare più lentamente, perché certe parole non riesce a seguirle, a comprenderle bene.
E lui c'ha ragione sotto questo aspetto, perché io proprio per lavoro sono portato ad avere una parlata abbastanza scorrevole. Poi c'è anche da dire che è vero che la lingua italiana ha avuto origini dal toscano, però certe volte nei video io parlo con dei termini proprio toscani. È chiaro che magari lui ha anche difficoltà a capirli. Comunque mi impegnerò veramente, perché questa cosa mi ha fatto piacere, a parlare più piano ed essere più comprensibile quando mi riesce, chiaramente. Pensate, un motociclista che insegna lingua italiana oltreoceano. Ma voi scherzate, ma alla fine vedi, il canale ha uno scopo ben preciso, però ce n'ha anche altri secondari che io mai mi sarei immaginato. Ora vediamo qui che passiamo tranquillamente in mezzo a curve, auto, cercando ovviamente sempre di stare facendo attenzione, ma riusciamo anche a conversare come se stessimo al tavolino di un caffè oppure il tè, non lo so cosa mi piace di più, caffè, tè. Sì, infatti ora andiamo a prenderci anche due biscottini. Ecco, vai. Salutiamo i nostri fratelli biker. Salutiamo my brother biker. Ah, diciamo che in moto fa abbastanza frescolino adesso, diciamo che l'estate se ne sta andando ormai. Fermi tutti, curva Quentin! Questa è la curva Quentin, la famosa curva dove un nostro amico, dove un nostro amico, scendendo proprio di qua da questa curva, si è piantato praticamente per evitare una donna, una ciclista, una donna con la bicicletta. Ha fatto la curva e per evitarla si è praticamente piantato con la moto sotto il guardrail. E questa qui gli faceva mentre lui era in terra: ti sei fatto male, poverino. E lui: ma che ci fai a quest'ora qui? Ma te dovevi essere a stirare ai fornelli. Poi fu divertente perché cercarono di togliergli la moto da dentro il guardrail, incastrata in due, cercare di tirare fuori la moto. Ma Quentin, si rompe la carena, e non ti preoccupare, non è nulla. Si tira fuori questa moto, si era rotta la leva del cambio. E vediamo un nostro amico che dice: mannaggia, c'è la leva del cambio, si è rotta, non riesco più a cambiare con i piedi. Devo fare tutto il viaggio in prima. I miei amici che erano dietro in moto dicono: ok, andremo piano. Dopo qualche curva lo vedono partire spedito. Dice: ma allora hanno pensato, si è riaggiustato il cambio, ma non è possibile. Magicamente! Era rotta la leva. Quando sono arrivati a casa, il nostro amico gli fa: no, ma sapete, avevo trovato un modo, sai, se mettevo il piede in questa maniera e riuscivo a giocare con la... Insomma, non si sa come riusciva a cambiare con quella moto. Però Quentin ce l'ha fatta. Ormai è diventata la curva Quentin, davvero. Un giorno, se mi riuscirà, ragazzi, voglio fare un video test con la moto di Quentin. Ce la farò un giorno. Sì. Ce la faremo. Intanto vediamo che oggi le persone hanno scelto... Sì, infatti la cosa curiosa è che oggi questa strada... Oggi andare a fare, non so, picnic con un tempo che tra l'altro non è nemmeno dei migliori, Vabbè. Infatti cosa strana è che questa strada l'hanno rifatta togliendo molti tornanti. Per Quentin. L'hanno diciamo velocizzato. Ora stavo volando via dalla moto. L'hanno velocizzata, ma nonostante questo c'è più traffico di prima. È divertente sta cosa. Allora, intanto ecco che stiamo praticamente passando sopra. Intanto qua vediamo l'autostrada. Ecco, vedete, io e Franky ci leggiamo nel pensiero, perché stavo per dire la stessa cosa. Siamo troppo telepatici. Siamo telepaticissimi. 1, 2, 3, quando te lo dico io. Allora, intanto siamo entrati nella frazione di Cornocchio. Qui una volta, ti ricordi, Johnny, passò i cani. Qua una volta c'era un cane che su questa curva ci stavamo per sdraiare in terra. Sì, perché noi rispettiamo gli animali, li vogliamo bene, quindi siamo pronti a farci male noi per loro, cioè per evitare si facciano male loro. Ecco, una volta... Ecco, come trovare un posto ottimo per fermarsi e chiedere informazioni? Che la gente è veramente di fuori,
Ora il sole se n'è andato, la temperatura, sì, diciamo che è un po' bassina, però per la giornata è davvero molto molto piacevole andare in moto adesso. La strada non è bagnata, non è sporca, stiamo tranquilli e tutto perfetto. Attenzione, perché noto qualche goccia di pioggia, Frankie. Ho visto anch'io. Quindi sarebbe il caso. Ecco ragazzi, io l'ho proprio gufata, perché ho detto la strada non era bagnata. Appena invece sta iniziando a piovere. E attenzione, siamo anche in riserva. La maledizione di Johnny. Avevo appena detto che era asciutta la strada. No, va bene, dai, adesso incontriamo un benzinaio, ci fermiamo. Due goccioline, che vuoi che sia. Ci si ferma a fa benzina. Vai. Vieni. Vai. Insomma, ragazzi, ci tocca fare anche le opere buone, eh. Si è regalato 2 euro di benzina a un vecchino. A un vecchino mezzo tonto, perché si è messo a fare il rifornimento nella corsia delle moto, poi ha aspettato 3 ore, gli ho detto ma guardi che deve andare al self service. Ah sì va bene, e rimaneva fermo lì dove era, vabbè. Ai. Purtroppo c'è anche sti vecchietti, via, dobbiamo capirli. Ragazzi, quando si può dare una mano si dà. Giustamente, che si può fare? Sì, tu va a finire su YouTube, sì. Se ti ci voglio mettere, eh. Sì, ho capito, e che si fa qui? Ovvio, eccoci ripartiti a 61, vinci un peluche. Purtroppo dobbiamo anche stare attenti, perché da queste parti ci sono anche dei brutti ceffi, sono delle scatole metalliche, ecco, tipo questa che vedete alla vostra destra, questa veramente sono delle rogne, ecco, delle rogne veramente incredibili. E via, giù, andiamo sul drizzone, altro giro, altra corsa, ragazzi, sulla vostra destra, anche se non lo vedete, potete vedere il lago di Bilancino, anche se purtroppo la telecamera sta ora inquadrando una Ford Ka che procede a 22 km orari. Ora c'è il curvone sulla destra. È curioso il tempo, perché davanti a noi ci sono queste nuvole, non dico cariche di pioggia, ma insomma di brutto tempo di sicuro, mentre dietro di noi praticamente c'è il cielo azzurro, nel mezzo fra le nuvole e il cielo azzurro c'è il sole. È veramente una cosa strana, però è bello vedere sulla mia destra il lago. Ora tra poco lo potrete vedere anche voi davanti. Ora inquadriamo il lago. Ora passiamo su quello che è il lago artificiale di Bilancino. Ed ecco il lago sulla vostra destra. Ma vedo che io sulla moto di Franky sono abbastanza tranquillo anche parlando. Ovviamente io non devo guidare, però. Oh, abbiamo qui un bel raduno di moto ferme, tutti tranquilli. Erano moto BMW, credo, vero? Sì. Infatti. Perché noi ci stiamo andando a infilare nella pioggia. Si sente l'asfalto bagnato ora, si sente l'odore dell'acqua. Sì. Purtroppo sì, oggi è... adesso va all'acqua. E qui ragazzi non possiamo chiaramente tirare fuori il meglio, perché quell'asfalto bagnato sappiamo tutti che
un po' un problema. Però dai, bisogna dire che ci vogliono anche queste giornate di pioggia in moto per affinare i propri sensi. Perché saper andare in moto solo quando è asciutto è troppo facile. Lì lo sanno fare tutti. Quando piove che ci si deve divertire. Oh, intanto sappiate che in questo momento mi sto praticamente bagnando il sedere. Gardaland! Badalao! Sì, siamo all'acqua splash qui. Sì, sì, più che Gardaland, ora devo cominciare a cambiarmi le mutande. Qua si va al weekend, quando fanno il weekend, ecco. Che purtroppo ci doveva andare la settimana scorsa, domenica, però ha fatto brutto tempo e quindi... Sì, diciamo che una persona che conosce Frankie ha leggermente muccolato un po'. Penso che da qui a stasera le mie scarpe da ginnastica saranno zeppe d'acqua. Quando torneremo avrò due blocchi di ghiaccio ai piedi, ecco il sedere che mi sta continuando a ghiacciare con l'acqua. Frankie, penso che tornate a casa dovrei darmi una tuta. Vabbè, non c'è problemi. Ho tutto a casa, ho tutto. Ragazzi, questo è il Mugello! Con le sue gioie, i suoi dolori, l'acqua. Però guardate che panorama, che paesaggio, dai, una meraviglia. Anche con la pioggia, sempre! Anche con la pioggia, sempre, forever! Sempre Fidelis in moto, ragazzi! Anche il 25 dicembre, vero Johnny? È vero! Noi siamo andati anche il 25 dicembre! C'eravamo noi e uno e basta! A parte dopo mi basterà appoggiare i jeans sullo scarico, me li asciugo subito. Ah, quello è poco ma sicuro. Apro un po' di visiera, faccio uscire un po' di umido e ripartiamo. Stiamo quasi arrivando a Scarperia adesso. Lungo questa strada mi ricordo ci sono ancora autovelox. Sì, lo so. Questa verde cos'è? La riga di Forza Motorsport che ci indica la traiettoria? Sì, sì. Però Frank, potevi toglierla dalle opzioni, cioè non c'è bisogno della traiettoria del computer. Hai ragione. È una traiettoria un po' ubriaco, però... Secondo me se inizia a frenare diventa rossa nelle curve. Oh, non mi ricordo mai dov'è. Eccolo lì. Oh, che bello, ho visto un'immagine meravigliosa, uno scooter abbandonato. Che vedete ragazzi, questi sono gli amici che non ti abbandonano, che vengono con te in moto quando piove, in jeans, con le scarpe da ginnastica, una maglietta sotto e basta, che mi sta facendo un freddo della miseria, e il giubbotto da moto. Ma è meraviglioso ragazzi, stupendo. Non mi sono voluto vestire più pesante apposta per godermi appieno la moto, guarda. Ecco, oh, qui davanti a voi c'è una meraviglia. Queste sì che sono le moto, vedete? Very good ragazzi, grandi. Grandi. Vedete ragazzi, questa è bella storia. Oh, ora finalmente posso asciugarmi il sedere perché qui non è più bagnato. Io intanto cerco di seguire la traiettoria di Forza Motorsport. Sì, ma secondo me è un po' ubriaca questa traiettoria, eh. Ed ecco che qui hanno fatto questa specie di opera d'arte in omaggio al cavallino rampante. E questa, se non mi... ecco, si rappresenta la 550 Maranello. Ancora meno male che dove andiamo si sta aprendo. Tanto si ribecca il ritorno. L'ultima volta abbiamo... siamo passati accanto a due poveri vecchietti che, poverini, si sono spaventati, ma non l'abbiamo fatto apposta. Però è un bel drizzone, non c'è nulla, no...
non c'è pericolo, quindi quello è il drizzone per il decollo della Ryanair. Infatti ragazzi, questa, anzi, io qualche curva di queste la omaggerei quasi al Touristrophy, gara fantastica, purtroppo sappiamo le conseguenze che produce, ma quella gara è meravigliosa. Pochi metri ci separano dal nostro parco divertimenti ed ecco che continua la linea guida di Forza Motorsport. Ora non la posso seguire, però no, ora fa più bello, perché sennò ci stampiamo oltre il cancello. Qui ragazzi è dove ci andiamo a divertire, anzi dove vi divertite voi biker, perché noi no, io poco. Mi sa che c'è qualche gara di ciclismo oggi qua. Ah sì, effettivamente, guardate ragazzi, ce ne siamo andati via da Prato per evitare le gare di ciclismo. E ce li ritroviamo anche qui! E ce li ritroviamo anche qui, proprio al Mugello, cioè no ragazzi! Ma questa è la blasfemia! Ecco, ora sinceramente mi sento un po' osservato. Ma che te importa? Però è davvero divertente. No, ma siamo dell'organizzazione. Ah. Siamo tutti dell'organizzazione, ragazzi. E facciamo pubblicità alla Toscogas, chiesina olzanese. E qui la lasciamo andare da sé, tanto va da sé. Qui praticamente ora sulla vostra destra c'è la linea, anzi il tunnel dell'alta velocità dell'Italo e della Freccia Rossa, che passa sotto il circuito del Mugello. E ragazzi, ora abbiamo una visione celestiale, che è quella del nostro parco giochi. Oh. Insomma raga, è andata così oggi. Appena Johnny ha parlato, il meteo si è ribellato. Ma poi ragazzi, ma io dico, se rivediamo il cronometro, da quando ho finito di parlare saranno passati siano 5 secondi che ho visto le prime gocce sul casco. Credevo fossero sporco e invece era proprio acqua. Allora ragazzi, siamo arrivati, ci siamo fatti sto bel giretto. Com'è andata Johnny? Vedere il tempio qui dell'autodromo del Mugello è veramente una bellezza, però ci siamo divertiti, dai. Alla fine ci volevamo evitare le biciclette e ci siamo sorbiti la corsa qua davanti. Quindi un saluto a tre dita e su due ruote per tutta la vita.